Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di fucili da cecchino, come avete letto nel titolo. Quelli che ho qui dietro, infatti, sono vari tra i modelli di fucile da cecchino, per giocare ovviamente a soft air, che noi offriamo. Ce n'è una buona quantità e quello che mi preme oggi non è recensirvi un particolare modello di fucile da cecchino, ma più che altro parlarvi dei vari modelli, dei vari livelli di budget e delle loro proprietà, capacità, funzionalità. Ovviamente prima di partire vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, all'interno del quale potete trovare attrezzatura da software a ottimi prezzi, equipaggiamento tattico, outdoor e tanto altro. Quindi trovate tutti i link in descrizione. Please cliccateci sopra perché date una mano a tutti quanti, soprattutto a voi stessi. Detto ciò, prima di partire, sigla. Partiamo col parlare di che cosa sono i fucili da cecchino, perché li utilizziamo all'interno del mondo del software e se effettivamente servono o meno. Un fucile da cecchino all'interno del mondo del software è semplicemente una replica da software che spara sempre colpi da 6 mm, sempre con una potenza inferiore a il joule di potenza, che però ha tendenzialmente una gittata più elevata. Vorrei agguantarla. E normalmente il sistema che ci permette di andare a sparare i fucili è bolt action, ovvero ho letteralmente un sistema di incameramento del colpo manuale, quindi vado ad attivare manualmente l'otturatore, che nel nostro caso va ad attivare ovviamente una molla che poi dopo va ad attivare il percussore, tra virgolette lo spingipallino, che va a colpire il pallino e ce lo spinge fuori dalla canna. Tendenzialmente hanno canne molto lunghe, molto strette, quindi già di precisione, che permettono ovviamente un tiro più preciso e più distante. Quindi quello che è importante, oltre ad avere ovviamente una molla che porti il fucile a limite joule, quindi che non superi il joule di potenza ma che non sia neanche a 0,70 per ovvi motivi, è componentistica interna di ottima qualità, soprattutto canna, spingipallino e tutto il componente che va ad controllare la balistica del colpo, e soprattutto un buono pop, perché come sappiamo la distanza che il nostro pallino va a percorrere è influenzata non solo dal joule, come erroneamente spesso chiedete, il fucile deve essere filo joule, perché sennò il pallino non va lontano, non è vero, ma principalmente da questi altri fattori, canna o pop e tutto il sistema di spinta che fornisce la potenza al pallino, quindi molle, spingi pallino. Direi che spiegato e capito come funziona un fucile da cecchino e che cosa bisogna guardare, posso cominciare a presentarvi un po' di modelli. Una marca che spesso proponiamo quando parliamo di fucili da cecchino per il software economici è ovviamente Well, questo in particolare è un L96, come replica ovviamente prodotto dalla Well, ha già il suo bipiede, tendenzialmente più il fucile è economico più vi includono degli accessori per andare a ingolosirvi l'offerta. Trovo personalmente che i prodotti Well siano ottimi per cominciare, sono ovviamente abbastanza economici, il sistema di incameramento del colpo è abbastanza comodo, a livello di rumore è abbastanza contenuto. Come prestazioni ovviamente non è niente di paragonabile ai marchi che vi metterò alla fine, quindi partirò da modelli abbastanza economici, vi farò vedere quelli che possiamo avere fuoco in negozio e poi dopo passerò veramente alla punta di diamante, che sono poi quelli che utilizziamo anche noi per giocare in maniera un pochino più professionale e competitiva. Ultima piccola nota, sempre sui fucili economici, se state cercando qualcosa di veramente figo come estetica, io consiglio tassativamente questo modello qui, l'MB4419 della Well, non solo perché gli esterni sono fatti veramente molto bene, ma anche perché i materiali sono fatti veramente molto bene. Quindi oltre ad avere veramente pochi giochi e tutte le regolazioni per allinearvi giusto col tiro, è principalmente tutto metallo e polimero ben fatto, soprattutto impugnatura dalle altre parti, e personalmente per avere un fucile decente che magari poi vi potete andare a modificare voi, questa è un'ottima base di partenza. Soprattutto il sistema di fuoco è veramente molto comodo, la leva d'armamento è fatta veramente molto bene. Faccio sentire anche il rumore, è molto molto silenzioso. Prima di passare al secondo scaglione di fucile da cecchino, volevo fare e spiegare una cosa, visto che l'ho citata mi sembrava opportuno, ovvero la silenziosità. Perché ci interessa la silenziosità se giochiamo come cecchini? Beh, perché tendenzialmente non sparando effettivamente da chilometri di distanza come cecchini veri, che comunque danno importanza tantissimo alla silenziosità, abbiamo bisogno che il nemico non possa individuare la nostra posizione. Questo lo possiamo fare in due modi: montando silenziatori davanti alla replica e riducendo al minimo il rumore di fuoco, di sparo che la nostra replica produce. Ovviamente un sistema molle è molto più silenzioso che un sistema elettrico o un sistema a gas, perché sostanzialmente semplicemente
uno stantuffino interno che spinge fuori il pallino. Tendenzialmente i modelli più costosi sono anche i più silenziosi. Well, noi la trattiamo proprio perché è molto silenziosa. E a proposito di silenziosità e modelli abbastanza abbordabili, ecco che arriva il secondo scaglione di fucili da cecchino. Questa è una replica del VSR-10 della Tokyo Marui, che è incredibilmente ben fatto, perché oltre a replicare praticamente perfettamente il VSR-10 senza averne le prestazioni, perché i componenti interni sono un pochino più bassi, offre però delle ottime qualità, proprio dal punto di vista della silenziosità. Sono veramente molto silenziosi e soprattutto incredibilmente leggeri. Questo vi aiuta a spostarvi e muovervi molto velocemente quando dovete andare a giocare da cecchini. Ha una regolazione dell'op-up molto comoda, ha la levetta per regolare l'op-up qui esterna, quindi ci è facile andare a regolare l'op-up. La base è quella di un normale fucile da caccia Remington 700, per citarne uno, e il resto ovviamente assomiglia un pochino di più al VSR-10 ed è già incorporato di silenziatore. Queste repliche sono prodotte dalla JG Works e devo dire che scimmiottano veramente molto bene modelli molto più costosi, visto che vanno più o meno alla metà del prezzo di un Marui. Sono disponibili in varie conformazioni, alcune arrivano già con l'ottica, alcune arrivano già col silenziatore, come queste qua che vedete. Qui dietro invece troviamo già silenziatore bipiede, solamente bipiede, ci sono varie opzioni e ovviamente la possibilità di andare a montare un'ottica. Come sistema di incameramento, è molto comodo, il rumore è ridotto al minimo e poi sono veramente molto leggeri. Differenza sostanziale invece con Well, che tende a fare fucili che vanno ad emulare modelli un pochino più realistici, se volete, ma che ovviamente hanno più peso. Qui è sostanzialmente tutto polimero e ovviamente un minimo d'alluminio per la canna. Veramente ben fatti e personalmente sono probabilmente una delle scelte migliori per cominciare se l'estetica non è così importante per voi. Prima di passare direttamente ai modelli di punta, parliamo dell'ultima cosa importante. Sto dividendo la recensione, come avete visto, con presentazione prodotto, nozione importante se volete fare il cecchino. Un'altra cosa molto importante ovviamente non è solo le prestazioni out of the box della vostra replica, ma anche le prestazioni una volta modificato, quindi quanto posso andare a modificare il fucile. Quando si parla di modificare ovviamente fucili a molla, come questi qui, non ci sono tutte le pugnette che ci sono con i fucili elettronici, dove lì invece posso andare a metterci dentro tante cose e il resto, e neanche le stesse cose che ci possono essere con HPA oppure blowback col gas, quindi le modifiche sono un pochino più limitate, ovvero vado semplicemente a cambiare quei pochi componenti interni che permettono alla replica di funzionare, come detto canna interna, op-up volendo, sistema dell'op-up e poco altro. Ovviamente gli esterni è più difficile andarli a modificare, nel senso che se prendete un fucile economico sarà più difficile poter andare a modificarne l'aspetto esteriore. Ovviamente non sempre i componenti esterni combaciano alla perfezione con le modifiche interne non che volete andare a fare. Quindi un consiglio che do sempre è che se volete fare il cecchino, volete spendere del tempo e delle risorse nel fare il cecchino, vi conviene ovviamente prendere qualcosa che magari sia anche esternamente ben prestante. Poi vi giuro che ve li faccio vedere, i modelli Striker da questo punto di vista sono fenomenali, perché ci permettono sia di customizzare l'esterno della replica con un sacco di componenti ufficiali a Moeba, ovviamente, che internamente andare a modificare il fucile con una serie di accortezze pensate proprio per chi vuole giocare a soft air in maniera un pochino più competitiva. Non sono a livello, e ve lo dico già, di certi VSR-10 come quello Tokyo Marui come prestazioni, ma allo stesso tempo costano un pochino di meno e possono essere andati a modificare molto di più rispetto a prodotti Tokyo Marui pensati per fermarsi lì. Guardiamo un paio di modelli. Partiamo con uno dei modelli nuovi di Amoeba Striker e anche uno dei miei preferiti. Questo qui è un EV01, prodotto ovviamente da Striker, ricorda molto l'M40, ha tutta una serie di features devastanti. Come comodità di utilizzo è qualcosa di imparagonabile a qualunque altro modello che vi ho fatto vedere finora. Partendo banalmente dalla leva d'armamento, che è di una comodità spettacolare, anche come forma e tutto, e adoro che Striker abbia ribilanciato completamente i pesi, se non molto più semplicemente abbassato i pesi del materiale. Questo affare è incredibilmente leggero e allo stesso tempo il polimero è solido, non è di quelli vuoti o patocchi che molto spesso capitano. Tutti i sistemi di sicura sono stati riposizionati direttamente in parti comode per l'operatore per poter essere grippate, e sono riuscito a fare un'impugnatura di questo tipo, che normalmente mi fanno schifo e non riesco a impugnare in nessun modo, che è semplicemente giusta. Lo prendete in mano e sentite che è un'impugnatura giusta. Ovviamente caricatore corto e ovviamente indicatore di carica,
che va a sparire nel momento nel quale andiamo a sparare, così siamo sempre sicuri se abbiamo caricato meno il colpo. Ovviamente sono fucili estremamente prestanti, già con canne di precisione, già con sistemi di otturatore, maniglie, leve, fatti veramente bene, fatti per durare, che sopportano determinati stress che nessun altro modello, e letteralmente nessuno, a mio parere, riesce a sopportare, almeno sulla stessa fascia di prezzo. Torna al tuo posto, re dei sogni. Old but gold, ovviamente il modello Striker Tactical, che è quello che abbiamo recensito. Trovate la recensione ovviamente in descrizione. Come tutti i modelli Amoeba è disponibile in vari colori, infatti qui dietro c'è anche quello verde. Personalmente uno dei modelli meglio riusciti, per quanto esteticamente non mi faccia impazzire, preferisca sempre lo Striker A01 che vi farò vedere a breve. Sistema di incameramento del colpo super comodo. Scatto ovviamente un pochino più rumoroso rispetto ai modelli tradizionali, ma completamente customizzabile da veramente dappertutto. Qui hanno fatto una roba di customizzazione di impugnatura, poggia guancia, calciolo e il resto, che è veramente incredibile. Leve e tasti spostati, soprattutto la sicura che spesso veniva inserita in maniera troppo semplice, sgancio caricatore, i caricatori corti tipici Striker, che personalmente io adoro, ragazzi, adoro semplicemente. Metallo e polimero di altissima qualità, iper ultra realismo e, come al solito, la possibilità di andare a customizzare ogni singolo componente della replica. Dalla canna alla leva d'armamento, il pomello della leva d'armamento, il calcio, le regolazioni degli op-up e molto altro. Il fatto che mi continuo a far dire preferisco comunque andare su Amoeba, anche se è leggermente più rumoroso di certi modelli ed è magari leggermente più pesante di un Tokyo Marui, il resto è che posso veramente andarla a personalizzare secondo quelle che sono le mie esigenze e posso andare a customizzarlo dentro davvero, mentre su altri modelli non lo posso andare a fare. Quindi lo so, ci saranno un sacco di Tokyo Marui SR10 fanboy qui sotto, non vi sto dicendo che fa schifo come replica, vi sto dicendo che però questi sono un'altra cosa, sono letteralmente due prodotti diversi a mio parere. Infine e in conclusione, la vecchia guardia, ovvero lo Striker AS01. Questo, per chi non lo sapesse, è il mio modello. Io ovviamente l'ho tutto customizzato, il silenziatore, l'ottica, eccetera eccetera eccetera. Sono incredibilmente innamorato di questi modelli, li adoro. L'impugnatura sì è vecchio stile, ma funziona, a me piace veramente tanto. I loghi sono una cosa spettacolare tuttora. Io personalmente adoro il posizionamento delle leve sul fucile. Cosa posso dirvi? Old but gold. Ovviamente completamente customizzabili anche questi secondo quelle che sono le solite cose che ci siamo sempre detti, quindi sempre canna, pomelli, robe, leve, tutto quanto può essere andato a modificare, sempre ovviamente con la regolazione dello pop qui sopra che vi permette di andarlo a customizzare come preferite. Ah, ovviamente c'è anche la versione quella corta, super shorty, che però ha una canna di precisione più piccolina, quindi comunque tira come un drago anche questo, giusto per evitare di lasciarlo fuori, che dopo si sente escluso. Mega carrellatona di prodotti e mega carrellatona di nozioni. Spero di non avervi annoiato e che abbiate potuto, insomma, rimanere in pari col video mentre parlavo. Nel caso aveste dubbi, domande, ci sono i commenti apposta. Ovviamente tutto quello che vi ho detto sono mie opinioni su questo mondo, magari ci sono elementi che non ho toccato, ma prima di dirvi che potete scrivere nei commenti tutto quello che volete, che siamo il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, negozio di software e attrezzatura tattica che vi offre cose ad ottimi prezzi e che trovate tutto linkato in descrizione, voglio darvi un'ultima nozione. Una cosa che tendiamo spesso a dimenticare e che secondo me è importante soprattutto in Italia con i limiti di potenza che abbiamo è che il cecchino non è che deve essere su un campanile a 800 km di distanza dal bersaglio o anche a un chilometro di distanza dal bersaglio o a 500 metri dal bersaglio. Ovvero il cecchino è anche quello che si nasconde davanti a tutti e colpisce dall'ombra senza che la pattuglia nemica o il nemico in generale riesca a capire dov'è. Ecco perché anche ghilli e sostanzialmente camuffamenti che impediscono al nemico di vedervi entrano in gioco. Molti ragazzi vengono in negozio e mi dicono ma io non riesco a giocare da cecchino perché devo stare fermo, tanto alla fine gli altri mi vedono, tiro quanto gli altri, quindi che senso ha? Non ha senso nel momento nel quale non ti vesti con il tipo di mimetica corretta per l'ambiente in cui stai giocando e soprattutto non utilizzi gli strumenti che hai a tuo vantaggio. Il cecchino non deve essere visto, deve essere nascosto e soprattutto deve sfruttare il fatto che il suo fucile spara veramente molto silenziosamente per poter colpire il nemico. In poche parole, oltre ad esserci un sacco di youtuber che promuovono questo tipo di gioco, ovvero mi metto una ghiglia addosso e non mi faccio vedere dagli altri, trovo che sia anche l'approccio più divertente per questo gioco, perché una volta che siete dietro al nemico e gli sparate un colpo nella schiena, un colpo nella schiena all'altro e non riescono a capire da dove state arrivando, vi assicuro che la gente si dichiara, lo sentono. Questa è la mia
opinione sul cecchinaggio in Italia e sui vari prodotti che sono disponibili. Vi linko qua sotto anche le ghilli, che secondo me sono molto interessanti. C'è la versione giacca e la versione giacca, pantaloni e cappuccio, sono molto interessanti. Se volete altri video del genere dove tocco determinati ruoli all'interno dei vari ruoli disponibili all'interno delle squadre da software, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo che ho linkato tutto quello di cui ho parlato qui in descrizione, che se siete interessati a saperne di più trovate i nostri contatti e che potete acquistarle ovviamente da Molepoli Software Shop di Reggio Emilia. Bene, vi ho detto veramente tutto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ricordo che in descrizione trovate il nostro Instagram e tutti i link dei prodotti di cui ho parlato. Veniteci a seguire entrambi perché pubblichiamo una marea di contenuto super interessante che potete facilmente reperire in maniera comoda e leggiadra, e soprattutto che potete fare i finanziamenti, ovvero se venite e acquistate prodotti in negozio, anche se sono fucili molto costosi, potete andarli a direzionare in tante piccole rate super convenienti, quindi vi conviene approfittarne quando vi capita l'occasione. Noi vi aspettiamo qui in negozio, e se non ci vediamo qui in negozio ci vedremo sicuramente sabato prossimo con un nuovo incredibile video. Stay angry!